Non so se dipende dalla zona, ma i power cut sembrano essere più frequenti. Siamo andati a fare una fantastica colazione dall'altro lato della strada. Tornati in hotel, ero in bagno, si è spenta la luce e non si è più riaccesa. Chi guida? Io. Dirigiamoci verso nord. Dobbiamo andare a fare benzina perché siamo praticamente a secco. Oggi dobbiamo percorrere all'incirca 150 km. Stiamo aspettando per fare carburante. I tuk-tuk sono solo 4. Ora vi faccio vedere la coda di camion che stanno aspettando per fare carburante. Per chi non avesse visto gli altri video, c'è una grossa crisi in corso qui in Sri Lanka. Allora, questo qua è il primo. Vanno fino là in fondo e fanno il giro della curva. Non so quanti siano, ma la fila è lunghissima. I prezzi aumentano ogni giorno da quando siamo arrivati. Da questo benzinaio si vede benissimo la stupa in cima alla collina. Questa qua che abbiamo intravisto ieri durante la tratta in autobus. Comunque noi mettiamo soltanto 8 litri, credo, di benzina per volta. Quindi facciamo in fretta. Visto che la strada probabilmente sarà piena di tornanti, stiamo facendo un piccolo check dell'olio. Loro lo stanno facendo, io non ci capisco nulla. Ma neanche Ste ci capisce qualcosa. Divertente viaggiare in tuk-tuk. Ci siamo imbattuti in questo tempio, credo induista, al lato della strada, che pare essere abbandonato. Abbandonato ma ben lucchettato. O magari è solamente chiuso. Ma non sembra molto mantenuto bene, cioè non credo ci sia qualcuno che se ne prende cura. Lasciamo qui un attimo il tuk-tuk perché dubito riesca a percorrere questa ripidissima salita verso un altro super colorato tempio induista. Che sembra aperto questo, che bello. Una cosa però che ho capito quando sono stato in India, salve, tanto tempo fa, è che quando li vedi così belli, così colorati, cioè non sono antichi, sono realizzati da poco. Cioè questo luccica ancora, semplicemente hanno un gusto pazzesco, sono troppo belli. È permesso. Sempre stupendo, però devo ammettere che preferisco di gran lunga quelli vecchi che cadono a pezzi e pieni di gente a questi qua nuovi sbrilluccicanti, perché lì si sente, cioè in quelli pieni di gente, molto di più la componente umana e spirituale. Però figo. Ripartiamo in direzione di Badulla, dove eravamo ieri, perché la strada è quella. Grazie della terza mano. Faticoso guidare il tuk-tuk così tanto, però con la musica giusta diventa veramente bello. Devi soltanto stare attento a non farti investire da un camion molto più grosso di te. Comunque mi sono fermato un attimo ad ammirare questo enorme lago pieno di loto, in fondo al quale c'è una enorme statua di Buddha in costruzione. Ma la cosa più curiosa su questa strada, è da un po' che la stiamo vedendo questa cosa, è il fatto che vadano ad essiccare grano, non riesco a capire, direttamente sull'asfalto. Probabilmente è l'unico posto che hanno a disposizione per mettere ad essiccare, non riesco a capire se sia riso. Comunque è assurdo perché la strada si riduce ad una sola corsia e tu devi condividerla con altri tuk tuk, motorini, pedoni, bici, moto, macchine, camion, perché per metà è tutto occupato dal grano, no? Adesso voglio andare a chiedere che cos'è. Tra l'altro là avanti c'erano anche degli aironi che stavano spiluccando. Non mi è mai capitato di vedere niente di simile da nessun'altra parte del mondo. Quel signore mi ha appena confermato che è riso. Effettivamente adesso che lo vedo da vicino sembra proprio riso. Fanno essiccare il riso su una strada piena di traffico. Amici, piccola interruzione, bentornati nel mio antro. Trovo che sia sbagliato porsi dei buoni propositi solamente all'inizio dell'anno. Facciamolo anche all'inizio dell'estate, accompagniamo l'arrivo della bella stagione con una gran bella idea, come migliorare la propria padronanza dell'inglese. Esatto, sto per darvi i codici sconto di Cambly di questo mese. Cambly, validissimo sponsor e validissimo alleato nella lotta al non sapere bene la lingua, che più di tutte ti può dare un sacco di opportunità. Pensate a quante porte vi può aprire la buona conoscenza dell'inglese nell'ambito lavorativo, nell'ambito viaggi, nell'ambito anche del
dello studio. Mettiamo il caso che facciate l'università, a un certo punto vogliate spostarvi all'estero. Avrete bisogno in quella situazione, come in tante altre situazioni, di quella marcia in più che Cambly vi può dare, regalandovi anche 10 minuti di prova gratuita. Così un giorno vi svegliate e dite: oggi ho proprio voglia di fare una videochiamata con uno dei 25.000 madrelingua che Cambly mette a disposizione sulla sua piattaforma. Apri l'app e ti rendi conto che è un ottimo modo per allenarsi con l'inglese, con un tutor personale che scegli te, proveniente da dove decidi tu nel mondo, gestendoti le tue lezioni come quando vuoi. È veramente una figata e non ci vuole molto per vedere i primi risultati. Quindi fate un bel investimento su voi stessi, che è sempre una cosa intelligente. Grazie Cambly, grazie a voi, buona continuazione del video. E andate a vedere il link che vi lascio qua sotto in descrizione. Cambio la guida e piccolo pit stop per andare in farmacia. Mi sono aperto il piede. Non lo so, No, ti serve prima l'acqua ossigenata. Gli ho chiesto il disinfettante, zio. Ma questo... Ok. Grazie alle mie due lauree in farmacia e medicina. Va bene tutto, basta che mi disinfetti perché ho il piede aperto. Che è una soluzione di idrossido di perossido di... Meno male che il nostro amministratore è anche medico. Adesso ti sistemo io. Servirebbe il cotton fioc. Dai, cotton fioc, buttalo su. Zio, non si può fare. Dai. Sei pronto? Sì. Aspetta, facciamo così. Ah, che paura. Dai. 3, 2, 1. Mio Dio, perché è bianco? Taglialo. Taglia il dito. No. Piacevole. Ma mi ha dato il brioschi. Mettiamo un cerottino? Questa pelle la posso evitare, cioè posso toglierla. Tutto ciò si sarebbe potuto evitare se avessi indossato le scarpe, quindi mettete le scarpe se guidate un tuk-tuk, non siate come me. Altra simpatica pausa benza. Ciao piccolo perro del benzinaio. Siamo a poco meno di 25 km da Dambulla, che è la città più vicina alla nostra tappa di oggi, che sarebbe la zona di Sigiriya. Ricomincia a fare un caldo veramente potente, siamo completamente appiccicosi, talmente tanto che dovremmo andare nella oil room. Questo sole cuoce, però appena arriviamo ad Dambul, cerchiamo un posticino per mangiare e bere qualcosa di fresco. Guardate come sono appassiti i nostri poveri fiori. Ciao, altro perro del benzinaio. Abbiamo trovato un posticino casuale per mangiare qualcosa. Ci hanno detto che hanno solo riso fritto e penso un sacco di bibite. Ci hanno portato le posate dentro una ciotola di acqua bollente. Olè. Ho preso da bere questa strana bevanda perché ha il colore di una cedrata, anche se so che non sarà una cedrata, e si chiama come uno dei film peggiori di Massimo Boldi. Anzi, il peggiore. Guarda che montagna di riso fritto. For one or two? Ah, questa è una porzione per uno. Voi siete pazzi sgravati. Questa montagna di riso è per una sola persona. Buono, solito riso fritto con le verdure, un po' di uova e un po' di pollo. Però questo riso è molto diverso. Forse è quello che stavano facendo essiccare al lato della strada. Ah, ecco dove era il piccante. Come se piovesse. Yes, thank you. È molto al dente questo riso. Thank you. Ma è la cosa più disgustosa che abbia bevuto negli ultimi 20 anni. È burro cacao sciolto. Assaggialo, ti prego. Fa talmente schifo che lo devi provare. È esattamente il sapore del burro cacao. Ma no, davvero? Fa vomitare. È burro cacao. È una tisana alla bello. Thank you. È una montagna di riso. È una sigiriya di riso. Però in 448 ci hanno preparato un piatto super semplice ma mega buono. Specialmente con il piccante. Non bevetela mai questa. Ormai abbiamo capito che nei posti un po' più umili mettono questa pellicola di plastica sui piatti, perché evidentemente così sono più facili da lavare. Comunque la cosa che preferisco di questo, di piatto, è che non c'è il coriandolo. Grazie Sri Lanka per non abusare del coriandolo nei tuoi piatti. La proprietaria del ristorante ci ha portato questi tipo cetrioli con sopra il pepe, una cosa simile. Sono cetrioli con sopra il pepe. Buoni anche questi. Sconfitto. Abbiamo speso il doppio di ieri, ma comunque 2 euro a testa. Alla fine ho mangiato molto bene. È stato divertentissimo vedere il tipo che stava preparando il conto a Carlo prima di fargli il totale. Thank you. Ha preso il cibo avanzato da un altro tavolo e l'ha rimesso qui dentro. Mi ispiravano pure questi bei triangoloni. Ma il riso andava benissimo. Adesso chiediamo se hanno da dormire. Così possiamo poggiare tutti i bagagli e andare al tempio leggeri.
Quanto ci fa pagare? 3.500. 3.500. 12 euro? Sì, onesto. Chiediamogli anche se ci fanno continuare il viaggio a bordo di questo. Comunque abbiamo lasciato tutto, adesso andiamo a farci un giro al tempio, quello di Dambulla, che è proprio qui davanti. Tra l'altro è pieno di scimmie. Ci sono i Perros e le Hermie. Ce ne sono veramente tantissime. Che c'è? C'è anche un micio. Ma andiamo a visitare il Golden Temple qui ad Dambulla, che ci accoglie subito con questa enorme stupa dorata. Forse vi ricorderete, se mi seguite da parecchio tempo, sull'altro canale soprattutto, che io qui ci sono già stato. È uno dei luoghi che ho mostrato durante la mia serie dedicata allo Sri Lanka su Human Safari. Il Golden Temple è stato nominato nel 1991 Patrimonio dell'Umanità e penso che si chiami Golden Temple perché c'è un enorme Buddha dorato dietro a questa fantastica bocca di drago. Entrance to Rock Temple. Me lo ricordavo decisamente pieno di scimmie e pieno di persone. Non so quanti scalini siano, ma sono sicuro che sarà tutto allenamento in vista del Perù di settimana prossima. Faremo dei trekking molto in alto. Non sembra, ma siamo già saliti parecchio. C'è un fiatone, madonna. Dai che ci siamo ragazzi. Il Rangiri Dambulla Cave Temple è un monastero nella roccia che da 22 secoli rappresenta meta di pellegrinaggio, che porta i fedeli ai suoi 5 santuari scavati all'interno della montagna. È il meglio conservato di tutto lo Sri Lanka e ospita 157 statue, oltre a più di 2000 metri quadrati di dipinti murali buddisti. E come potete notare c'è pochissima gente, ci sono più scimmie che visitatori. Prima di salire c'è da fare il biglietto e una volta arrivati in cima bisogna pagare per lasciar giù le scarpe, per forza. Thank you. Parlano in italiano, questo è un bruttissimo segno. 25 rupie per mettere giù le scarpe. È un posto molto turistico, ma sicuramente da non perdere, anche perché il caldo e la fatica vengono poi ripagati da una vista stupenda. State solamente attenti alle scimmie. Comunque queste scimmiette hanno tutte lo stesso taglio dei capelli. Molto figo, sono contento di essere salito. Il fatto che ci sia un generatore acceso in giardino mi fa dedurre che sia in corso un altro power cut. Però almeno hanno il generatore qua. La camera è veramente carina, Ste è veramente contento che dormiamo tutti e tre nello stesso letto. Mi stavo lavando, è andata via la corrente perché evidentemente hanno finito la benzina e poi è tornata la corrente perché è finito il blackout. Andiamo a cena? Che belli questi incendi. Okay. Questa mi sembra una gran pessima idea. Ovviamente è stata mia. Siccome appunto non avevamo ancora mangiato male da quando siamo arrivati, abbiamo pensato di variare un po' e venire da Pizza Hut per una bella tipica pizza cingalese. Bellissima. Questa qua è la margherita. Chicken Hawaiian? Sì. Chicken Hawaiian. Ok. L'ho presa anch'io. Allora, quella lì è la margherita di Carlo. Questa qua è la mia chicken Hawaiian. Pizza con l'ananas con il pollo. E le abbiamo ordinate thin crust perché ci piace sottile. Ecco quella di Ste. Bellissima. Sono proprio curioso di assaggiarla. Niente di meglio di una bella fetta di pizza con l'ananas e il pollo in Sri Lanka. È un'ottima pizza dell'autogrill. È buona, ci sta. È pizza dell'autogrill. L'ananas si sente pochissimo, come anche il pollo. È molto croccante, ci sta come l'hanno fatta. Sembra la pizza che ho mangiato l'ultima volta che sono andato al Sarni. Tra l'altro qui hanno anche la Coca-Cola, che è diventato un bene raro. Prima stavo guardando TikTok, che ti fa vedere i video del paese in cui ti trovi. E ho visto una TikToker cingalese che faceva vedere che ci sono i ban alle importazioni anche di alcolici. Quindi non ci sono alcolici che arrivano da fuori. Ma buona, è un ottimo comfort food. Buona, eh? Ma buona. Sai che è una porcata, ma è la porcata che ci stava. Ah, no, non ci sta. Basta riso. Ottimo. Scotta. Ok, grazie. Non hanno una bella faccia. Non hanno una bella faccia, no, potrebbero essere la prima cosa non buona che mangiamo. Sì. Perché anche la pizza è buona in Sri Lanka. Ma abbiamo pensato di ordinare anche dei mac and cheese. Tipici mac and cheese secchi e bruciati all'italiana. Con la cipolla? È cipolla questa. Non hanno per nulla senso. La pizza invece ha proprio senso. La pizza è veramente buona. Thank you.
e non ha senso nemmeno che ti diano il garlic bread al cartoccio, cioè questa cosa di stagnola dentro ci dovrebbe essere il garlic bread. Una cosa che all'estero pensano sia italiana, pane con l'aglio. Boh, è tutto molto strano, molto a caso. Però la pizza è buona. Quando sei tipo universitario, non sai cosa mangiare, ti metti la sottiletta nella pasta adesso. Era proprio, cioè, ci voleva. Quanto abbiamo speso? 6.583. In tre, ve lo scrivo qua. Probabilmente è stata la cena più cara del viaggio. Siamo stati spinti dalla nostalgia di casa. Ma ci stava. Cioè sono proprio stanco tipo, no? Ma sai che bella dormita che ci facciamo adesso? Mamma mia, non mi sento proprio da Dio. Da domani si torna a mangiare super tipico. Immagino che dopo il video della giornata di ieri qualcuno mi abbia scritto: ah, un euro di all you can eat, sicuramente vi beccherete gratis l'intossicazione alimentare. Però stiamo tutti bene per ora. Dobbiamo cercare un posticino per comprare dell'acqua. Belle fresche. Acqua presa. Ed eccoci tornati nella nostra fantastica piccolissima guest house, dove fortunatamente c'è anche l'elettricità. Ragazzi, io mi sembrava di aver qualcosa da dirvi, ma mi sono dimenticato. Raga, vi saluto. E vi ringrazio. Forza Milan. Abbassa la Lazio. Che gag. Per tutti i tifosi della Roma. Scusa, però ci rendiamo conto che noi abbiamo preso una camera dove dormiamo tutti insieme nello stesso letto. Che differenza i miei capelli quando li lavo. Adesso andiamo a letto, ragazzi. Spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Ci vediamo alla prossima avventura, perché vi devo raccontare il resto del viaggio. Sri Lanka in tuk-tuk. 5 minutes later. Comunque, raga, le nostre stanze sono praticamente comunicanti. La nostra è quella di una signora che dorme qui di fianco, che russa tantissimo. Tipo mega forte. Non so mi dori darò.